Ciao a tutti, spero siate bene. Ci incontriamo oggi per un nuovo video high tech. Con l'avvicinarsi del Natale, i tuoi cari o i tuoi figli potrebbero averti iscritto per un orologio connesso nella loro lista. Ecco una top 5 dei migliori smartwatch del 2020 per meno di 400 euro per aiutarti a fare la scelta migliore. Ma prima di proseguire, ti ricordo che trovi tutti i link in descrizione di tutti quanti i prodotti. Ricordati anche di iscriverti al canale se non lo sei e attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei contenuti. Su, queste sono state belle parole, ma adesso andiamo, amici, scopriamo insieme i 5 migliori orologi connessi del 2020 a meno di 400 euro. Garmin Instinct Solar. Garmin è noto per offrirci prodotti principalmente per gli atleti e il loro ultimo orologio rimane nella stessa idea. Dotati della tecnologia brevettata del marchio Power Glass, sull'orologio sono installati dei mini pannelli solari per garantire che non si esaurisca mai la batteria. È sulla carta. Diversi utenti riferiscono che mentre i pannelli solari funzionano, non aumentano mai veramente la batteria. Tuttavia, fanno risparmiare un'ora o due di durata della batteria, il che non è male. Dove Garmin è stato molto bravo è la robustezza e il Solar Instinct, che è molto robusto. L'alloggiamento in polimero rinforzato con fibre è certificato 1000 STD 810. Non sai cos'è? Niente panico. Ciò certifica che l'orologio può resistere a condizioni estreme come cadute da diversi metri, grandi variazioni di temperatura e naturalmente acqua. Infatti, è disponibile anche un'edizione speciale per i surfisti. Nonostante la sua grande forza, è piuttosto piccolo e leggero una volta al polso. Il cinturino in silicone non irrita la pelle e le tacche sono adatte a tutti i tipi di braccia. Il display è molto leggibile e la riflettanza è estremamente bassa. Ciò garantisce che lo schermo sia leggibile da tutti gli angoli di visualizzazione. Mai un punto cieco. Saremmo sorpresi di avere uno schermo monocromatico che può farci pensare al nostro buon vecchio 3310. Non sono presenti né colori né tocco. Devi fare qualche piccolo sacrificio per avere un orologio resistente a qualsiasi avventura. Dovrai abituarti ai 5 pulsanti sulla custodia. All'inizio la navigazione può sembrare un po' complessa, ma una volta avviato va tutto bene. Lo schermo è leggibile e consente la visualizzazione completa e molto chiara delle notifiche. Per quanto riguarda l'app, Garmin Connect è disponibile su Android e iOS e rimane molto rilevante. È chiaro, efficiente e soprattutto molto completo. Vi si trova il resoconto della parte attività fisica in maniera molto completa. In un buon orologio sportivo è presente ovviamente un gran numero di sensori. La confezione integra un GPS, un cardiofrequenzimetro, un altimetro barometrico, una bussola, un termometro e un pulsossimetro. Infine, il monitoraggio del sonno è uno dei più rilevanti sul mercato. Sfortunatamente l'orologio non offre archiviazione musicale, ma consente comunque il controllo e la riproduzione tramite Spotify o Deezer. Infine, concede una settimana di autonomia della batteria per un tempo di ricarica non superiore alle 2 ore e mezza. Insomma, ci piacciono schermo sobrio ma comunque leggibile, batteria, monitoraggio sportivo più che perfetto con una potente app e le numerose regolazioni del polso. Ci dispiace invece la carica solare non proprio utile e la gestione della navigazione che può essere un po' complicata all'inizio. Samsung Galaxy Watch. Sì, è possibile trovare un orologio connesso Samsung per meno di 400 euro. E a prima vista quello che puoi dire è che è imponente e rimane al polso. In effetti alcuni utenti lo trovano un po' scomodo sotto una maglietta. Tuttavia, apprezziamo l'eccellente finitura dell'orologio, magnifica. Anche il grip è molto buono e il cinturino in silicone non irrita la pelle anche se bagnato. Anche l'interfaccia dell'orologio è molto buona. Il software Tizen è fluido, leggibile e piacevole. È aiutato da un anello circolare che è molto pratico per la navigazione. Tuttavia, ci rammarichiamo della totale mancanza di un pulsante per aiutare, ad esempio, a convalidare un'azione. È anche abbastanza difficile digitare il testo direttamente dall'orologio, soprattutto se si hanno dita grandi. È possibile utilizzare due app con il Samsung Watch. Innanzitutto, il Galaxy Wear dispone su Android e iOS, che offrendo una panoramica dello stato dell'orologio come batteria, spazio di archiviazione e RAM. Inoltre, l'interfaccia diventa completamente regolabile. L'altra app, Samsung Health, è disponibile anche su Android e iOS ed è orientata agli atleti. Fornisce una panoramica delle prestazioni fisiche registrate dall'orologio.
Tra le altre cose, possiamo vedere il numero di passaggi, gli ultimi esercizi eseguiti o il monitoraggio del sonno. La navigazione rimane fluida e logica per tutti. Conta infine un'autonomia di 3 giorni, poco rispetto alla concorrenza, ma una ricarica completa in 3 ore. Per riassumere, ci piacciono la fluidità dell'interfaccia e delle app, il pratico anello circolare, lo schermo OLED di alta qualità, le finiture superbe e le misurazioni precise dei sensori. Ci dispiace che sia così grande al polso e quindi non adattabile a tutti i tipi di braccia, e una luminosità minima che rimane troppo alta, soprattutto di notte. Garmin Venu. Lo ritroviamo ancora una volta in questo top Garmin, e non è per niente a caso. Solo che questa volta ci rivolgiamo agli amanti dei begli orologi che non sono necessariamente utili per i grandi sportivi. L'azienda americana ci offre un orologio piccolo e carino, con finiture impeccabile. Il case è come il suo compagno, il Solar Instinct, realizzato in polimero fibro rinforzato. Dà un effetto molto piacevole alla custodia. Il pannello OLED è degno di orologi premium e i pulsanti sono tanto discreti quanto funzionali. Garmin offre un bellissimo orologio connesso in grado di resistere al nuoto in piscina. Tuttavia, non andrà a grandi profondità. Il cinturino in silicone non irrita la pelle anche se bagnato. Il braccialetto è dotato di tacche sufficienti per adattarsi a qualsiasi tipo di polso. Sul lato dell'interfaccia troviamo quindi il pannello OLED perfetto e piacevole alla vista. Le impostazioni di luminosità sono perfette. Dal tuo orologio potrai trovare i risultati della tua giornata, le statistiche della salute, la cronologia delle uscite sportive settimanali, l'andamento della frequenza cardiaca durante la giornata, le previsioni del tempo, le notifiche e il controllo della musica. L'app Garmin Connect è esattamente la stessa dell'Instinct Solar. Perfetto, permette un vero seguito e una personalizzazione a proprio gusto. Infine, conta 5 giorni di durata della batteria e un tempo di ricarica record, solo un'ora. Per riassumere, quindi ci piacciono il pannello OLED, le finiture, l'applicazione completa, l'ottimo tracciamento sportivo, la durata della batteria e il tempo di ricarica rapidissimo. Ci dispiace invece una buona interfaccia, ma comunque migliorabile, e il controllo della musica che a volte può essere abbastanza casuale. Huawei Watch GT. Il marchio cinese arriva nello stesso top. E come ci ha dimostrato da alcuni anni con i suoi smartphone, non è impossibile fare davvero del bene senza aumentare il prezzo. Il loro orologio connesso lo dimostra. Huawei ci propone un orologio sobrio ed elegante, leggero al polso ma molto imponente a seconda delle dimensioni del braccio. Sebbene imponente, ospita uno schermo OLED con visibilità più che adeguata. Piacevole, il cinturino in silicone non irrita anche se bagnato. Infatti, a differenza di altri marchi, è resistente alla deformazione. Dal lato dell'interfaccia troviamo il software Lite OS, buono ma efficace quanto quello Samsung in termini di navigazione. Anche la mancanza di un anello circolare è un peccato. Il software è ancora rudimentale in termini di possibilità, ma rimane arioso, logico e piacevole da usare. Huawei sta compiendo, con le applicazioni, in particolare Health, che è intuitiva e chiara, passi da gigante. Da adesso, con un clic a tutti i dati raccolti dall'orologio, come il numero di passi, la cronologia delle sessioni sportive o anche il monitoraggio del sonno molto preciso. Infatti, conta di un'autonomia molto significativa di 7 giorni con un tempo di ricarica di 1 ora e 45. Per riassumere quindi, ci piace la settimana di autonomia, il supporto completo da parte di Health, la presenza di un cardiofrequenzimetro preciso e un ottimo monitoraggio del sonno. Tuttavia, ci dispiace che il software sia ancora un po' disordinato e il case imponente che non si adatta a tutti. Fitbit Versa 2. Il nostro ultimo orologio connesso proviene dal marchio Fitbit. Esperti di monitoraggio sportivo, non ci stupiamo di vederli arrivare qui. Inoltre, dal punto di vista design, sembrava quasi aver acquistato un Apple Watch. Le finiture sono superbe. Lo schermo è nitido OLED e leggibile mentre offre un display pulito. Un singolo pulsante consente di tornare al menu precedente. Il resto è fatto in contatto ed è fatto molto bene.
È una grande differenza con la concorrenza. Una lunga pressione sullo schermo attiva Alexa. Ovviamente il braccialetto non irrita la pelle bagnata. Diversi sensori sono posizionati ovunque sull'orologio senza mai disturbare. E Fitbit non si ferma qui. Offrono un'interfaccia sobria, chiara e airosa che offre un facile accesso a tutti i dati sull'attività sportiva, timer, allarmi, Spotify, ma anche una modalità relax. Le previsioni del tempo, la tua musica Fitbit Pay e altre impostazioni dell'orologio. L'app Fitbit è disponibile su Android e iOS. Anche in questo caso il marchio sta facendo molto bene il suo lavoro e offre un'app il più elegante possibile, fornendo al contempo l'accesso a tutte le informazioni e un monitoraggio preciso del sonno. Ha un'autonomia di 5 giorni e una ricarica rapida in 2 ore se utilizzi il caricatore fornito con l'orologio. Per riassumere, ci piace la sua grande autonomia, la precisione del cardiofrequenzimetro, le splendide finiture e ovviamente Alexa. Tuttavia, ci dispiace la mancanza di dettagli dell'app, a differenza della concorrenza e del GPS, ma niente di drammatico. Ecco, per oggi è tutto. Spero che questo video ti sia piaciuto. E se così dovesse essere, non esitare a mettere mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella. Inoltre, fammi sapere la tua. Cosa ti è piaciuto di più e quale pensi che comprerai per Natale? Come al solito nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima. Atec.